La Befana? Tornerò presto? Non promette nulla di buono. Fede, ho una sorpresa per te. Sono arrivati i nuovi Chupa Chups Fan Party Mix. E sono tutti quanti miei, tu non li puoi avere. Sono miei. No, sono miei. No, no, Fede, Fede. No. Sono miei, non puoi averli, sono miei. Io voglio questo. No, e dai. Fede, ma quanti ne stai prendendo? Tutti miei. No, aspetta, dai, dammene qualcuno a me. Condividi il nome della nostra amicizia. Ah, vediamo. Vediamo quale ci sta qua dentro. Allora, verde. Quale hai preso? Verde. Quello alla mela verde. Lo volevo io. Poi abbiamo questo qua. Questo Chupa Chups che ha la fragola. Quest'altro qua ha Coca-Cola. La Coca. Questo qua va nel fragola. Panne fragola. Io li so tutti. Questa è la panna e fragola. Quale preferisci fra panna e fragola, Coca-Cola e fragola normale? Questo. Alla mela verde. Ah, questo qua sulla Coca-Cola. Oh mamma, Fede, io ne voglio uno. Ah, no. Tieni. Fede, quello là è il mio preferito, me lo puoi dare? No, ce ne sono altro, guarda. Ah, ok, grazie. Anche la Coca-Cola. Va bene, allora mangiamolo, ok? Così. Allora. Cosa? Guarda, l'ho mangiato. Non è vero, ce l'hai dietro, l'ho no. visto. Ce l'hai dietro. Guarda, sono questo. Cos'hai nell'altra mano? Sempre questo. No, Fede, tu hai qualcos'altro nell'altra mano. È questo. Ma questo è un altro. Possiamo mangiare questi buonissimi Chupa Chups in santa pace. Ah, Fede, 30 anni di Federica che cerca di aprire una bustina. Mangia, Fede. Com'è? Adesso possiamo gustarci i nostri adorati Chupa Chups in santa pace, senza nessun problema. Fede! Oh no, lo sapevo! Indovina chi ci ha contattato? Ah, che stai mangiando? Aspetta, allora lascio che finisci il tuo boccone. Ok. Chi ci ha contattato? Fede, dopo Babbo Natale cattivo e il Grinch, adesso ci ha contattati la Befana di nuovo. Che cosa vuole questa volta? Fede, la Befana ci ha scritto, ha detto: cos'è questo profumino? Sente l'odore delle caramelle. Le caramelle che stai mangiando? Di dolcetti e cose buone. No. Sente l'odore delle caramelle, la Befana. Ma aspetta un attimo, come fa la Befana a sentire l'odore delle caramelle se la Befana sta a chilometri e chilometri di distanza da qui? Abita vicino all'albero, qua vicino. Come abita qua vicino la Befana? Prima l'ho vista e stava dicendo: dopo vengo a mangiare tre caramelle. Cosa, la Befana abita qua vicino? Io non lo sapevo. Che cosa ha scritto? Tu hai detto no, 9. E lei ha detto sì. La Befana, Vitto Family, sta sentendo l'odore delle caramelle. Befana, allora guarda, noi non abbiamo proprio niente di caramelle e dolcetti. Non abbiamo niente, l'unica cosa che abbiamo sono i calzini puzzolenti, quindi sicuramente ti sarai sbagliata. Ecco, sarà qualcun altro che avrà le caramelle e i dolcetti. Ma di certo noi non abbiamo Chupa Chups o altre cose, vero Fede? Dillo anche tu alla Befana. Sì, non abbiamo niente. Quindi adesso magari vai a disturbare qualcun altro. Tipo a tuo fratello Babbo Natale che tira le caramelle, mamma mia. Esatto, da Babbo Natale. Babbo Natale si arrabbierà adesso che gli abbiamo mandato la Befana. La Befana sta ascoltando, guarda, è online. Sta ascoltando l'audio, secondo è online. Ma guarda qua quanto è brutta. Sembro io la mattina quando mi sveglio. Tu la mattina quando ti svegli? No, dai, scherzo. Oh, cerchia di vocale. Invece sì, sento proprio il profumo dei Chupa Chups. È proprio quello. Li voglio. Ma allora, ma chi ci dice che tu sei veramente la Befana e magari non sei una cialtrona che si spaccia per Befana, eh? Chi è che ce lo dice? Dove sono le prove? Io e Federica non ci crediamo che sei veramente tu. Mandaci delle prove, altrimenti noi non ci mettiamo paura di te, Befana. Ecco.
Sicuramente non è la vera Befana, è qualcuno che si finge, perché non è possibile. Fede, ma quante caramelle stai mangiando? Te le stai mangiando tutte quante? Sì, sì. Quante ne mangiate? 5! 5! Non abbiamo più. Ci vogliamo in casa. Fede, chiudi tutte le porte, c'è qualcosa che non mi convince. Paura. La Befana ha inviato un altro audio, Fede, sentiamolo. Aspetta. Sono proprio qui, vicino a voi, non mi vedete? Non è possibile, perché se fosse stata la Befana avremmo sentito la risata. Allora, se sei tu, mandaci un video e punto, basta. Oh, brava. Se fosse stata la vera Befana avremmo sentito sicuramente la sua risata, ma non abbiamo sentito proprio niente. Ecco. Chi è che ha riso, Fede? Ma questa è la vera. Ma Vera non ha quella risata, è una cagnolina. Aspetta un attimo, ma chi mi dice che in realtà quello non era un audio che ha messo qualcuno di là nel salone? Mica la vera Befana. L'ho trovato su internet quell'audio, me lo ricordo bene. Oh, stanno arrivando altri messaggi. Vediamo cosa ha scritto. Ma è brutto. Così, volete le prove? Eccole. Guarda, Fede, ma quella è casa mia, è il nostro divano. E lei? Sembra una nonna. È una nonna. Guarda, questo è il nostro divano. Ci sono gli occhiali e il cappello. Quello è il tuo albero. Sono proprio qui, in casa vostra. Andiamo a cercare. Vieni, Fede, andiamo a cercare la Befana. Oh, mamma mia, la porta è aperta. Ho paura. Anche io, troppa. Apro la porta. No, no, no. Dai. Non c'è nessuno. C'è nessuno. Fede, dove vai? Federica se n'è andata. Vediamo un po' che cosa c'è qua. Oh, mammina mia bella Fitto Family, ma allora era vero, guardate. C'è il cappello della Befana. No, non mi fai paura così. Ci sono anche gli occhiali della Befana. Buongiorno, sono il professor Pandolone. Me li metto. Oh, non ci vedo più niente. Mettiti da solo. 2. Bravo. Ecco, 2 in matematica. Non vedo più niente con questi occhiali. Mi sa che sono proprio gli occhiali della Befana questi. Ma che hai fatto a questo povero elfo? Ci hai messo il cappello qua così non vede più niente. Sentite, la Befana non c'è. È vero che ci sono il cappello e gli occhiali, ma non ha visto nessuna traccia della Befana. Quindi adesso gustiamoci le nostre caramelle della Fun Party Mix. Allora, vediamo un pochettino. Me le ricordavo più colorate e anche più morbide. Acqua! La rivela! L'acqua! Andiamo a prendere! L'acqua! Vieni acqua! 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 Mi sento meglio. Fede, ma che cos'è successo? Cos'è successo alle nostre caramelle? Questo è carbone! Chi è che ha sostituito i nostri Chupa Chups con del carbone? No, aspetta. È stata la Befana! La Befana, mentre noi eravamo nel salone, è venuta qui e ha sostituito le caramelle! No, le nostre caramelle sono andate perdute! Fede, perché stai ridendo? Ma... Che cos'hai in mano? Ebbene sì, sono stata io e adesso mangerò tutti i dolcetti del Fun Party Mix! Oh no! Ho rubato tutti quanti i nostri dolcetti! Tutti i Chupa Chups! Sono miei! Fede, mi devo sapere che cos'hai da ridere! Fede! Che tieni lì? Ma i Chupa Chups ce li ha la Befana, non ci... Sapevo che veniva a rubare le caramelle perché lei porta solo il carbone. E allora io mi sono fatta la scorta di caramelle, così
Fammi capire, tu avevi nascosto le caramelle perché sapevi che la Befana sarebbe venuta a sostituircele con il carbone. E ma quindi adesso la Befana che cos'ha dentro la busta di Chupa Chups? The carbon. Il carbone? Sì. È vero! Ha detto, che scherzo è questo? Ma sei geniale! Oh, non ci posso credere, Fede, sei troppo furba, ma come fai a essere così intelligente? Leggi molti libri, vero? Sei brava a scuola? No. Bene, adesso possiamo festeggiare con i nostri adorati Chupa Chups della Fun Party Mix. Mangiamoli. Li prendo tutti quanti io, andiamo. Sono miei. E adesso direttamente tutta la busta. No, ne è un'altra di busta. Sì, c'è questa qua. Tutti miei. Vitto Family, io mangio il mio Chupa Chups alla fragola. E tu? Quello verde del mio colore preferito. Se l'hai verde. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!